Oggi voglio parlare un po' insieme a voi, fare un video chiacchiericcio ed è un po' che non ne faccio perché vi voglio esporre una mia, diciamo, sensazione, un mio pensiero a proposito, è sbattuta la porta, a proposito dell'argomento hater che è tanto trattato dagli youtuber, dalle youtuber che ci fanno addirittura dei video rispondo agli hater, i commenti degli hater e quindi esce fuori quasi un video comico, oserei dire, quando fanno questi video reaction agli hater che però a me lasciano un po' perplessa. Ho preso un po' di appunti sui miei pensieri. Perché sì, come al solito mi sono segnata tutto quello che mi veniva in mente da dirvi, così non mi dimentico. Così come non mi dimentico di suggerirvi di iscrivervi al mio canale se non siete iscritti e di... Io ho visto che ultimamente, essendo il mio anche un canale piccolino, sta piano piano crescendo e di questo sono veramente contenta. E di seguirmi anche sui social, soprattutto Instagram, perché lì veramente posto ogni giorno e sotto trovate tutti i link. Allora, parto un po' da raccontarvi com'è stata la mia estate, nel senso che è stata un'estate senza social, ovvero non è che io abbia spento il cellulare e basta. No, i social comunque li guardo, li controllo più che altro per tenermi un po' aggiornata sulle pagine o comunque sui profili che seguo, ma ho praticamente abbandonato YouTube. Devo dire che YouTube inizia veramente a stancarmi, ed è strano dirlo visto che sto facendo un video con la speranza che qualcuno lo guardi, ma mi riferisco ai canali grandi, e al comportamento che noto degli youtuber, grandi, quindi. E praticamente io non guardo più video. L'unici video che io quest'estate, o anche comunque un po' prima dell'estate, continuo a guardare sono o i video tutorial, che ne so, tutorial di Photoshop che mi insegnano quindi come utilizzare meglio il programma, tutorial su Clip Studio Paint. Tutorial su PixArt, che è un'app che ho scaricato da poco e che mi sta piacendo tantissimo, o comunque video ricette, o i video quotidiani di allenamento, e quindi questi sono gli unici video che io da inizio estate sto guardando e devo dire che sto bene, cioè a me non interessa, cioè mi compaiono, sì, video sulla home, comunque i video delle iscrizioni, quindi più o meno vedo cosa succede su YouTube e sinceramente non mi attira per niente l'idea di andare ad aprire quei video perché so che tanto i contenuti non mi daranno nulla. Io trovo che facendo in questo modo ho veramente acquistato tantissimo tempo. Io durante appunto questi mesi che non guardo più intensamente YouTube, ho visto serie, ho visto film che veramente mi sono piaciuti, mi hanno appassionata, che già dal titolo non sapevo quale fosse di fatto già preannunciato il contenuto, ma che mi hanno comunque lasciato qualcosa. Io invece vedo e trovo anche imbarazzante il comportamento che hanno alcuni youtuber di fare proprio finta così all'improvviso di essere grandi amici, di amici proprio per la pelle, e il tutto succede da un giorno all'altro. Cioè, io prima di definire una persona il mio migliore amico, la mia migliore amica, cioè non basta solo che ci chatto sul telefono o ci scambio qualche messaggio o videochiamata, ma devono passare, insomma, un po' di mesi, un po' di tempo, anni forse, per definire una persona migliore amico, no? E quindi, secondo me, queste sono tutte trovate solo, di business, di marketing, di fatte solamente appunto per incrementare, gli affari.
E comunque si nota, secondo me, che tutta questa grande spontaneità della grande amicizia non c'è. O così come trovo veramente triste vedere youtuber che inventano anche drammi tra di loro, con altri youtuber, o comunque di cercare appunto di farsi notare grazie anche appunto a collaborazioni con altri youtuber, piuttosto che puntare invece su una maggiore qualità del contenuto del loro video. Alcuni secondo me cercano proprio il trash, perché è molto più semplice arrivare a un pubblico ampio con trashate, piuttosto che magari con discorsi un po' più seri, con video un po' più ricercati. Per cui io mi sono orientata più sul cinema e tralascio questi video che veramente lasciano il tempo che trovano. E parlando di hater in particolare, trovo veramente brutto il modo con cui gli youtuber trattano certi commenti. Allora, io ho cercato su Treccani il significato proprio della parola hater, perché ha un significato ben preciso, che ovviamente non è quello che ci vogliono far intendere gli youtuber. Allora, Treccani dice questo: è hater chi in internet e in particolare nei siti di relazione sociale, di solito approfittando dell'anonimato, usa espressioni di odio di tipo razzista. Quindi, insomma, stiamo parlando di messaggi di un certo contenuto e insulta violentemente individui, specialmente se noti o famosi o comunque intere fasce di popolazione, quindi gli stranieri, gli immigrati, le donne, le persone di colore, gli omosessuali, i credenti di altre religioni, i disabili, eccetera. Quindi, hater è un ben preciso tipo di persona che lascia un ben preciso tipo di commento. Se io vado a guardare i video reaction contro gli hater da parte degli youtuber, noto che questi tipo di commenti non ci sono. E infatti la maggior parte di questi commenti non sono di questo tipo. Quindi la nozione di hater che hanno, diciamo, creato gli youtuber famosi è molto diversa ed è una definizione arbitraria che fa comodo a loro, nel senso che quello che passa da questi loro video è che nel momento in cui classificano un certo commento come lasciato da un hater, automaticamente quel commento perde di valore, non ha più valore, è un commento così di qualità inferiore, come se non fosse importante. E quindi secondo me la definizione di hater che vogliono farci intendere gli youtuber è di una persona che è praticamente invidiosa del loro stile di vita da semi-vip, da simil-vip, della loro ricchezza che loro tanto ostentano proprio senza ritegno, e che quindi per questo è una persona che non ha bisogno, comunque che non necessita di importanza. Per cui, andando a utilizzare questo e a far passare questo tipo di definizione, gli youtuber che cosa fanno semplicemente? Scaricano le proprie responsabilità, si deresponsabilizzano magari per certi contenuti che propongono o per certi post che fanno, e quindi tralasciano questi commenti e in questo modo evitano proprio apertamente un confronto aperto con chi semplicemente non la pensa come loro, o comunque che semplicemente gli fa notare che ciò che loro postano, ciò che loro propongono, non è proprio adeguato.
Quindi, di fatto, comportandosi in questo modo, secondo me, non fanno altro però che dimostrare che di fatto quel commento che gli hanno lasciato è vero. Perché se loro evitano comunque di esporre le proprie ragioni, danno ragione a quel commento. Quindi è come se ammettessero comunque di sapere di aver postato qualcosa di non corretto, comunque di non simpatico, mettiamola così. Per cui, di fatto, la gran parte di questi commenti che loro ci dicono essere di hater sono semplicemente delle espressioni di libertà di pensiero, di libertà di opinione di chi semplicemente non la pensa come loro e che non necessariamente tutti devono pensare come pensano loro, ma essendo che loro postano cose, comunque video pubblici, il pubblico esprime il proprio giudizio ed è giusto che sia così. Ovviamente laddove vengono insultati o con parole pesanti, con espressioni pesanti, ovviamente lì è giusto che cancellino il commento, che blocchino l'utente o comunque ecco, che prendino altri provvedimenti. Ma al di là del comportamento davvero hater, tutto il resto è semplicemente espressione di punti di vista diversi da loro. E secondo me, se uno è convinto di ciò che posta, di ciò che pubblica, dovrebbe avere anche il coraggio di sostenere le proprie posizioni, le proprie idee, anche rispetto appunto a chi non la pensa come lui. Oh, quindi direi che oggi ho espresso il mio pensiero e non mi sento affatto un hater per questo, perché io sinceramente non odio nessuno, non mi sento appunto di essere così arrabbiata o così, sì, insomma, iraconda nei confronti di qualcuno in particolare per ciò che fa o ciò che vedo. Anche perché appunto non li guardo più quei video, quindi per me possono postare ciò che vogliono, io non li guardo più. È semplicemente un mio pensiero su questo modo di comportarsi degli youtuber che li rende veramente strafottenti, che li rende arroganti, come se fossero intoccabili. Ma in realtà nessuno è intoccabile, cioè tutti siamo esposti a critiche quotidianamente, a commenti, e quindi se noi siamo convinti di ciò che pensiamo, dobbiamo sostenerlo. Ok, questo è il mio pensiero. Io spero che mi rispondiate, che esprimiate il vostro giudizio, se la pensate anche voi come me, ma anche se non la pensate come me, e io accetto tutti e non cancello nessuno. E niente, quindi noi ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti!